Ti faccio una domanda, tu l'hai mai conosciuto Berlusconi? No, Non l'hai mai non... visto, conosciuto? No. Ah, quindi non è neanche come presidente del Milan, perché qui mi aggancio al No, non è calcio, mai capito? Questo successo, no, no. sottile riferimento al calcio, non ti è mai successo. E da presidente del club Con rivale. tutto il rispetto per il signor Toire, il mio presidente resta Moratti, Moratti, insomma. perché infatti il Berlusconi presidente del Milan, però comunque Beh, ha vinto parecchio, sì, insomma, no? direi di Voglio dire, sì. non gli si può dire nulla. No. E infatti ti volevo chiedere un parallelo con le proprietà attuali che sono un po' più, come posso dire, globali, no? Cioè, ad esempio c'è Suning, la Roma è diventata americana, non ci sono più i presidenti, padroni di una volta, diciamo, No, mecenati non di ci una sono volta. più, sia nostalgia E se un non sa po', di quelli. sì, di Dino Viola o appunto, cioè, non solo di Moratti, Moratti Paio, io mi ricordo anche Moratti padre, Sì, insomma, anche sì. Angelo. Eh no, è finita Adesso è tutto un'epoca. quanto diventato globale, insomma. Sì, con tutto quello che comporta, insomma, si è un po' spersonalizzata come la faccenda, è diventata anche un po' più fredda, un po' più... C'è meno passione, c'è meno amore. Adesso si tifa la maglia, si dice, no, più che in passato, diciamo, visto questi calciatori che. Sì, a tutti gli effetti, anche quello che sta succedendo proprio in queste ore, non so, con i diritti, cioè sono con i Con diritti i televisivi, TV. cioè sono poi i numeri a comandare, no? A farla da padrone, a decidere. È vero, è vero. Ma c'è un. Non ti voglio portare a parlare troppo di calcio, però una domanda te la voglio fare. Ma ad esempio, tu Icardi, no? Che comunque è il capitano dell'Inter, secondo te è una figura di un calciatore che può rappresentare l'Inter a lungo? Oppure, facendo riferimento a questo calcio attuale, è destinato pure lui prima o poi a cambiare area? Molto dipende dalla Champions League, se riuscite ad agganciare questa Champions League. Sì, Lui non ha ancora mai giocato in se Champions, tra l'altro. fossimo in quel calcio che stavamo appunto citando prima, ti direi di Si sì, sarebbe fatto tutta la ti carriera poi, darei un di altro sì, Bergomi. esatto, cioè, appunto, cioè fare come ha fatto Totti è sempre più complicato, forse sarebbe complicato anche per Totti oggi farsi tutta la carriera nella Roma, perché arriverebbe il Paris Saint-Germain degli sceicchi piuttosto che, no? E Assolutamente. lui gli ultimi 5 anni, 4 anni magari se li andava a fare, insomma. Dico, no, così per Sì, dire, certo. diventava una cosa anche più credibile, dove anche il romanista si offendeva meno. Fare Gigi Riva, per esempio, la vedo complicata, però insomma io mi auguro, perché io so che lui da ragazzino giocava alla PlayStation con l'Inter, e quindi so cosa vuol dire per un ragazzino che giocava da ragazzino con la PlayStation con l'Inter crescere e diventare capitano dell'Inter. Veramente, quella vera. Quindi credo che Icardi non voglia andare via, voglia vincere con l'Inter, e quindi personalmente credo che non se ne andrà e resterà a lungo. Poi Diciamo, se l'Inter fosse riuscita a battere la Juventus a San Siro, adesso la strada per la Champions sarebbe molto più facile. Non ti voglio assolutamente portare a polemizzare, però no, però mi sta, polemizziamo un però po', mi, polemizziamo però un mi po'. sta, però mi invece Però polemizziamo non un mi po'. vuoi, No, ma mi scherzo, stai? sono un bugiardo, non è vero, ti volevo far Sì, no, no, scherzo. no, Però infatti no, io ti non, volevo io, e chiedere. invece io ti sorprenderò. Non polemizzo, va Non bene? polemizzi, No, no, neanche sulla VAR, quindi sulla ho già detto VAR. troppo prima, Ha già detto troppo prima, vabbè, sbilanciandomi allora non ne parliamo più, dai, non ne parliamo più. sull'arbitraggio di quella Però partita. l'ultima domanda soltanto interessa, ma Spalletti ti piace come allenatore? Oppure sei ancora di quei nostalgici di Mourinho? Insomma, io sarei meno umorale, il tifoso interista è famoso per essere umorale, e invece trovo che bisogna riconoscere a Spalletti un lavoro che non so quanti sarebbero riusciti a fare Assolutamente. in solo un anno, con un buco nero in mezzo che ci poteva tranquillamente stare, vista la squadra dell'inizio del campionato, che vinceva, ma vinceva perché per dei motivi, insomma, Sì. altri, non per il gioco, diciamo, ecco. Quindi, Poi insomma. c'è stata quell'esplosione in mezzo, poi però, cioè, capisci che lì c'è una persona, poi vabbè, è arrivato anche un signor Rafinha, insomma, c'è stato anche Cancelo che ha incominciato a capire come funzionano le cose.
però lì capisci che c'è stato un signore, che comunque c'è, c'è stato un signore che si è messo lì e che ha detto tu adesso vai qua Brozovic, tu adesso fai così e vai, cioè che ha fatto così, ha fatto così. E quindi è come in tutte le cose, quando vedi uno che sa far bene le cose rimani a mirare, lo guardi e diventa anche bello. Bisogna solo superare questo problema del Natale, che superato il Natale l'Inter un po' cala inevitabilmente, però sì, bisogna capire i reali motivi. I reali di motivi, ma non polemizziamo. Non può essere il panettone. Non può essere il panettone. Fabrizio, ti ringrazio di essere stato nostro ospite. Grazie, è stato veramente un piacere. Scusa, abbiamo parlato un po' troppo di calcio, ma insomma, no. La tua fede interista è venuta fuori. Ricordiamo l'appuntamento nei cinema italiani, però con loro due. Non mancate con questa chiusura di questi due film, assolutamente da vedere, se non altro anche per Fabrizio Bentivoglio, ovviamente, per la regia di Paolo Sorrentino, insomma, ce ne stanno di motivi. Andate al cinema e ci vediamo presto. Arrivederci a tutti.